Arriva in velocità all'incrocio, invade il rondò, impatta con un albero e dopo mezz'ora di agonia muore per le ferite riportate. È la dinamica dell'incidente accaduto questa sera dopo le 23 all'incrocio della morte di Brindisi, nel quale ha perso la vita il 36enne Omar Marco Orizzonte di Mesagne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che era da solo alla guida della sua Fiat Grande Punto Nera, è arrivato in velocità al termine della statale 7 che collega il capoluogo adriatico a Mesagne, forse non accorgendosi di aver raggiunto l'incrocio, dove l'auto ha proseguito dritto e letteralmente invaso il rondò, finendo la sua corsa prima contro un masso ornamentale presente nell'aiuola della stessa rotatoria ed infine fermandosi contro un albero d'ulivo. Il 36enne non sarebbe morto sul colpo. All'arrivo dei sanitari del 118, chiamati da altri automobilisti presenti al momento dell'incidente, il suo cuore batteva ancora, ma le condizioni sono apparse subito gravi, tanto da peggiorare durante la fase del soccorso, con i paramedici che hanno provato a rianimare il giovane per oltre mezz'ora, non riuscendo però a tenerlo in vita. Sul posto anche la polizia stradale, che si è occupata della viabilità, e i vigili del fuoco, ai quali è toccato lavorare per rimuovere il veicolo dopo i rilievi del caso.